Finalmente si torna totalmente in presenza in questa bellissima cornice del monastero dei Benedettini e sono presenti tantissime autorità, tutti i presidenti e le presidenti delle associazioni nazionali di italianistica, sono coinvolti i licei, sono coinvolti tanti giovani. Quindi l'iniziativa promossa dalla Regione Siciliana e che vede l'Università di Catania in prima linea oggi entra veramente nella sua fase importante, una fase che proseguirà per tutto l'anno con tantissime iniziative. Allora siamo molto lieti di inaugurare l'anno verghiano con questo convegno che è dedicato alla scuola, a scuola con Giovanni Verga, in cui docenti di scuola e docenti universitari saranno relatori assolutamente alla pari per cercare una nuova rilettura e riproposta didattica di Verga a scuola che abbatta gli stereotipi del Verga cantore aedo della Sicilia o del Verga scrittore con poche letture, per inserirlo in una cornice più vasta del realismo europeo e rinnovare completamente la figura di quest'autore universale, un classico moderno ma anche universale. Credo che sia una assoluta novità nel panorama generale dei convegni anche di storia della letteratura. Il centenario verghiano parte all'Università di Catania con un'iniziativa che vede come interlocutrice privilegiata, prioritaria, la scuola, perché è nella scuola che si consolida, stabilisce, trasmette il canone letterario. Il valore dei classici. Ed è per questo che abbiamo deciso non solo di parlare di Verga, ma di parlare di Verga alla scuola e con la scuola. Abbiamo qui infatti tutti i rappresentanti delle associazioni di italianistica con la scuola, cioè delle università e delle scuole che lavorano insieme nell'ambito della sperimentazione didattica e dell'aggiornamento degli insegnanti. Ma è di aver scoperto il potere della modernità. Come la modernità sradica l'uomo da se stesso. E questa è la storia di Antonio Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo. Quindi l'attualità è questa, perché anche oggi abbiamo a che fare con questa modernità e con i problemi alienanti che questa modernità produce. E l'avere capito questo fa di Verga un grande scrittore europeo e non semplicemente siciliano. Un centenario straordinario che in realtà vede tutti i comuni verghiani uniti sotto la guida della Regione Siciliana, in un centenario anche pop. Il comune di Catania ha messo in campo tantissime iniziative, partendo da una grande mostra documentaria che si farà al Museo Civico Castello Ursino, molto importante, con il Fondo degli Eredi Verga, ma anche attività turistiche, in modo da divulgare la figura di Verga proprio come cittadino che diventa un'icona anche per coloro che vengono a visitare i nostri spazi. Quindi con le guide turistiche, con il nostro autobooks, porteremo in giro per i luoghi di Verga con rappresentazioni teatrali tramite anche il nostro teatro stabile, proprio il Teatro Verga. Sono davvero tante le opportunità. Questo centenario ci dà una nuova lettura, un nuovo abbraccio a questo nostro figlio illustre.